tecnologia spaziale in aiuto a chi, sulla Terra, lavora per contrastare la pandemia di Covid. Questo è il cuore di Epico 19, un servizio basato sull'intelligenza artificiale sviluppato nella primavera del 2020 grazie a un finanziamento dell'Agenzia Spaziale Europea e realizzato a Reggio Emilia da un consorzio composto da due startup private ad altissimo contenuto tecnologico, Terraria e StudioMap, in team con l'Università di Modena e Reggio Emilia e l'AUSL provinciale. Nella primavera del 2020 fu proprio Reggio Emilia, la provincia emiliano-romagnola più duramente colpita dalla pandemia, e sarà adesso Reggio Emilia a testare l'uso di Epico 19, che ha obiettivi molto ambiziosi. Innanzitutto, fornire una mappa dei casi di Covid e studiarne la distribuzione per predire possibili nuove ondate, ma anche creare un modello epidemiologico per prevedere la diffusione futura del virus. Non solo, Epico 19 è in grado anche di valutare i fattori di rischio, come l'affollamento o la qualità dell'aria, basandosi su osservazioni satellitari. Come avviene tutto questo? Il programma incrocia in primo luogo diverse tipologie di informazioni, come il numero di casi positivi, ricoveri, morti, ma anche dati sul clima, l'inquinamento e gli assembramenti, questi ultimi ricavati attraverso i segnali dei cellulari da un indice di mobilità di merci e persone. Il tutto viene poi restituito in forma di mappa in un cruscotto che consente in maniera immediata di verificare fino al livello di quartiere se ci sono focolai in atto e qual è la situazione sanitaria e ambientale. Inoltre, Epico 19 può prevedere anche il peso di una nuova ondata in termini di casi, ospedalizzazioni e decessi grazie all'autoapprendimento, basato sulla composizione della popolazione in termini anagrafici e di sesso, indicatori di affollamento e esposizione all'inquinamento. Insomma, sarà uno strumento molto prezioso per sanitari e decisori politici in un'epoca in cui la rapidità con cui vengono fatte le scelte giuste può salvare molte vite. Diversi sono i satelliti impiegati per permettere a Epico 19 di funzionare, innanzitutto quelli del servizio europeo Copernicus, composto dalle sentinelle della Terra che vigilano sulla salute del nostro pianeta, incrociano i dati spaziali con quelli terrestri per stimare il livello di inquinamento atmosferico, un elemento usato per valutare la vulnerabilità della popolazione. Le condizioni meteo, invece, vengono tenute sotto controllo perché potrebbero influenzare la diffusione dell'infezione. Ci sono poi i satelliti del programma VHR, le cui immagini, analizzate dall'intelligenza artificiale secondo l'algoritmo creato da StudioMap, permettono di contare macchine, camion e autobus e stimare quante persone sono presenti in ospedali, parcheggi, supermarket, stazioni e posti di lavoro. A testare sul campo l'applicazione Epico 19 sarà l'AUSL di Reggio Emilia, che giudica l'iniziativa, nelle parole del direttore sanitario Nicoletta Natalini, un punto di approdo molto importante, penso sarà di grandissimo aiuto per tutta la popolazione.